Ieri abbiamo protocollato la proposta di legge per un canile nell'area della nuova Pescara, quindi un canile comprensoriale che possa servire le città di Pescara, di Montesilvano e Sportoro, a seconda delle indicazioni che i sindaci daranno del terreno da individuare. È una somma stanziata di 600.000 euro che arriverà naturalmente in Consiglio regionale e speriamo che possa trovare l'approvazione di tutto il Consiglio regionale, anche perché quando si dice realizzeremo un nuovo canile naturalmente ci vogliono i fondi per poterlo realizzare. È un canile gattile, 600.000 euro è la dotazione finanziaria necessaria al netto naturalmente del terreno, servirà appunto i tre comuni perché ragioniamo in un'ottica già di nuova Pescara, di quest'area grande metropolitana che c'è sulla costa. Ed è un canile che a nostro avviso deve contenere al suo interno anche il canile sanitario. Dopodiché ieri abbiamo sentito naturalmente le notizie e le informazioni che ci sono state date, cioè del superamento di questo ostacolo al trasferimento del canile localizzato lì, ma vogliamo ricordare che ad ogni esondazione quel canile è a rischio e quindi si deve fare sicuramente qualcosa. Abbiamo anche sentito che il sindaco Masci giustamente ha trovato un accordo con l'impresa, però noi ci teniamo a far vedere due immagini. La prima è quello che dovrà essere realizzato. Questo è il lotto esistente della città della musica. Questo è il lotto che dovrà essere realizzato. Pochi metri quadri che avrebbero impegnato l'area del canile soltanto per questa parte che vedete qui più rosa. Quindi soltanto poche cucce sarebbero state interessate da questo lavoro, per cui benissimo la soluzione che si è trovata. Ragioniamo in ottica futura per avere un canile gattile decente che contenga il canile sanitario, che sia a servizio di tutti questi tre comuni e soprattutto che ad ogni esondazione non costringa i volontari a correre per mettere in salvo i cani.